Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Nel video di oggi parleremo di prodotti belli e anche buoni. Vedremo insieme se sono anche buoni. Oggi ho selezionato alcuni prodotti che secondo me sono molto belli esteticamente, ovvero hanno un bellissimo packaging, quindi sono belli da vedere. Però appunto poi vi vado a dire anche se in realtà secondo me sono anche buoni. Sono prodotti che sto utilizzando in questo periodo. Ho pensato a questo tipo di video perché io penso che il packaging faccia la differenza. Spesso si può pensare che non faccia per niente la differenza l'involucro, invece, anche se poi è importante quello che c'è dentro, secondo me l'involucro è importante altrettanto. E non parlo di quei marchi che per scelta tengono bassissimi i costi dei packaging perché ci tengono tantissimo le materie prime evidenti con cui fanno i prodotti, perché anche in quel caso secondo me pure quel fatto rende il pack bellissimo, magari che sono in bambù, sono in legno, in vetro e non usano la plastica, quindi quella cosa la trovo bellissima, anzi, però invece io parlo dei brand che non curano proprio il packaging. Non lo capisco, perché secondo me anche l'occhio vuole la sua parte in tutti i campi e anche comunque i prodotti, perché anche se noi non lo compriamo per quello, avere un prodotto che è anche bello, magari il packaging ci piace, poi lo riutilizziamo, rende anche, quindi fa anche bene all'ambiente, insomma secondo me è una cosa carina. Quindi ho selezionato alcuni prodotti, ora vi lascerò alla sigla per tornare subito da voi. Prima però vi invito a seguirmi su tutti i social che trovate giù nell'info box e poi ogni tanto scorrere qui sotto, quindi sul mio profilo personale, poi trovate quello di mia sorella e poi soprattutto sul Passo con lo Stile, dove parliamo di moda in tutte le sue sfaccettature, dal mio lavoro come stylist al mio marchio, alla mia startup che è Eclair. Io vi lascio al video e torno tra qualche istante. Allora, il primo prodotto che ho selezionato, perché secondo me ha un bellissimo pack, probabilmente è una cosa personale, è un gusto personale, parliamo del gel detergente viso e mani con estratto di Dahlia ed è dell'Erbolario. Allora, in realtà parliamo di tutta la collezione Dahlia dell'Erbolario, perché questo qui è uno dei prodotti che ha fatto l'Erbolario per questa collezione. E se vi piace Erbolario, lo comprate o lo avete nella vostra città, diciamo, sicuramente saprete che loro ci tengono tantissimo ai packaging, anche quelli secondari, tipo quello secondario è ancora più bello, è tutto pieno di fiori, stupendo. L'Erbolario appunto fa tutte queste linee poi a tema e il packaging è poi a tema con la linea, mi piace tantissimo. Questo ovviamente mi piace perché è rosa, poi lo trovo raffinato, bello, sicuramente come vi anticipavo prima questo è uno di quei prodotti che di questi packaging che io non butterò perché li riutilizzerò anche con il tempo perché mi piace un sacco. Poi ha l'erogatore, quindi è molto pratico, molto facile. E passiamo però alla cosa che poi in effetti è la più importante, ovvero il prodotto stesso. Ragazzi, io mi sto trovando molto bene, si tratta di un gel detergente, io però lo utilizzo per il viso, non per le mani, perché secondo me questi gel molto speciali, a meno che non abbiate mani proprio particolarmente rovinate, secche, che hanno bisogno di una detersione particolare, non li spreco per le mani. E la profumazione è molto molto delicata, ma l'Erbolario è sempre delicato nelle profumazioni, veramente di fiore, bellissima. E io vi dico che lo consiglierei assolutamente, perché è proprio bello anche da regalare, infatti io l'ho ricevuto per Natale, mi piace tantissimo e niente, quindi passa promosso sia per il packaging che per il prodotto. Il secondo prodotto che vi mostro, che ha un bel packaging e secondo me, è il balsamo senza risciacquo di Biofficina Toscana. Allora, Biofficina Toscana sicuramente, se farò altri video del genere lo vedrete, perché è uno dei brand che secondo me fa dei packaging molto molto carini, sia per i formati, quindi compatti, tipo questo carino compatto con l'erogazione a pompetta, e poi mi piacciono un sacco perché sono super delicati, hanno sempre di base questo bianco e poi c'è un colore di solito pastello, questa cosa mi piace un sacco. Per quanto riguarda il prodotto, ovviamente anche questo super promosso, perché io lo sto usando da un sacco di tempo, infatti mi sa che è quasi finito, non riesco a vedere la quantità interna, però è quasi finito. Io lo utilizzo appunto come balsamo senza risciacquo, lo utilizzo per idratare le punte, le lunghezze dei miei capelli tutti i giorni, quando voglio, sia al mattino che alla sera, perché non è troppo pesante. Ovviamente però dovete stare attenti, lo potete mettere non alla radice, ma dovete aspettare almeno da metà capelli in poi, perché altrimenti per le lunghezze, non per
per la cute, perché altrimenti vi ingrazzerebbe comunque un balsamo. Invece per lunghezza lo trovo veramente buono. E questo è con estratti di kiwi bio e un mix vitaminico di frutta, come sempre in mia officina toscana. Non si smentisce mai per qualità. E questo ha un bellissimo profumo. Questo, vabbè, le officine anche con gli odori, sempre molto intensi, profumati, dolci, bello, molto bello e quindi pratico. Gli ml sono 100, quindi lo potete portare anche in viaggio, secondo me d'estate pure è fantastico per combattere la secchezza della lunghezza, quindi anche questo bello e buono. Ma che poi in realtà sto facendo sta buffonata di farvi scoprire se poi è anche buono il profumo, ovviamente sono tutti buoni perché altrimenti non li starei utilizzando. Allora, andiamo al prossimo. Quest'altro lo sto utilizzando un po', infatti sta qui, però essendo un tonico ce ne vuole davvero pochissimo, quindi in effetti ne ho consumato abbastanza per quanto mi riguarda, perché ce ne vuole qualche goccia sul dischetto. Allora, questo è un tonico rivitalizzante di Garnier. Mi piace moltissimo innanzitutto perché ha 96% di ingredienti di origine naturale, è delicatissimo, è freschissimo, leggero ed ha un profumo proprio delicatissimo, e qui dice che dovrebbe esserci tipo l'uva all'interno. Mi piace un sacco questo packaging perché mi piace il fatto che sia trasparente, che sia verde, questo bel verde, che abbia quest'uva disegnata, molto minimal, molto semplice. Mi piace molto perché mi dà un'idea appunto di naturale, di leggero, ed è poi in effetti quello che fa davvero. Mi piace moltissimo e ve lo consiglio, anche perché ha un prezzo bassissimo, torno più o meno a 2 euro, 2-3 euro, e lo potete trovare in supermercato o in qualsiasi negozio che rivenda prodotti per la cura della pelle, insomma creme e profumerie, quindi veramente bello e buono anche questo. E l'ultimo prodotto che vi ho selezionato, questo è stupendo, cioè ragazzi, che c'ha Winnie the Pooh sopra, dai, è bellissimo, e questo è del marchio K-Medici, si chiama K-Medici Bio. In realtà è una linea per bambini, infatti c'è scritto Disney Baby, infatti perciò c'è Winnie the Pooh e con in braccio un pupazzo di Pimpi, bellissimo. Mi piace tantissimo, non ve lo sto a dire appunto, perché è bianco, questo bianco delicato, questo verde, poi Winnie the Pooh tutto disegnato, poi questo filtro un po' opaco, delicato, con questi colori tenui, mi piace tantissimo. E poi il prodotto è ottimo perché si tratta di una pasta protettiva, questa viene venduta come pasta protettiva per il cambio del pannolino, ma io la uso moltissimo perché questi tipi di creme qui sono indicate per zone arrossate, per lenire, per esempio una zona molto arrossata che si è, non lo so, per esempio vi siete fatte la ceretta, vi siete, non lo so, grattati troppo, avete un po' di irritazione. Secondo me è veramente ottima. Io da quando ho iniziato a comprare queste creme con, come si chiama, con l'ossido di zinco, non ho più smesso, perché secondo me all'interno di casa non devono mai mancare. Ragazze, questi erano i prodotti, secondo me, che hanno un bel packaging, che però ovviamente sono anche buonissimi prodotti, che mi piacciono molto, sono prodotti che sto utilizzando in questo periodo, li ricomprerei, per questo ve li straconsiglio. Quindi ragazze, eccoci alla fine del video, io spero di avervi tenuto compagnia, di esservi stata utile, fatemelo sapere nei commenti, lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi invito a seguirmi su tutti i social che trovate nell'info box, vi bacio e ci vediamo alla prossima.